proseguono rispettando la tabella di marcia, nonostante il maltempo e lavori presso i giardini del Gitto a Rio nell'Elba. La mattina del 3 gennaio il sindaco Corsini, l'assessore Simonetta Simoni e la consigliera Manuela Chiros hanno effettuato un sopralluogo per verificare con il progettista e il direttore dei lavori Andrea Lunghi lo stato dell'opera. Il grado di avanzamento è davanti agli occhi di tutti perché i giardini stanno prendendo la forma definitiva. I lavori dovrebbero terminare verso la metà di marzo. Tutti i presenti sono rimasti soddisfatti per il risultato di riqualificazione che già si intravede e che contribuirà a cambiare decisamente in meglio il volto di un paese già molto bello di suo.